Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toy Animation, Funimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Papà, cosa farai per prima cosa quando arriveremo a Namek? Che ne so, andiamo a pescare o in campeggio? Una cosa qualunque che non sia allenarsi. Sarò in prima fila per provare i piatti tipici della cucina namekiana. Ti dirò che la vedo un po' dura. Dai, pensa positivo, Gohan. Non vedo l'ora di farci una bella vacanza insieme. Sarà la mia prima volta su Namek senza che venga riempito di botte. Ho infilzato. Ho fatto esplodere. E io non vedo l'ora di infilarmi sotto la gonnella di una bella namekiana. Ti dirò che la vedo un po' dura. Dai, pensa positivo, credi. Io invece non vedevo l'ora di starmene lontano da Balzer. Avete litigato? Noto una certa assenza di pelo di gatto su di te. Di un po', Junior, qual è il tuo piatto namekiano preferito? Papà, mi dispiace dovertelo dire, ma i namekiani non mangiano. Che strano, sono strani. Era da parecchio che non tornavi a casa, Supremo? 500 anni o giù di lì. Non ti sei perso granché. Oh, su via. A differenza tua, io rammento l'epoca d'oro del nostro pianeta. Maestose praterie turchine, una cultura fiorente, l'indissolubile fratellanza coi nostri compagni albini. Aia! Cosa c'è? Ragazzi, a un pianeta può venire il cancro? Domanda bizzarra, perché lo chiedi? Oh, sacre palle! Se servono dei controlli, lasciate fare a me. Ho svolto parecchie mammografie ai miei tempi, non so se mi spiego. A casa mia si chiamano mammoscrofie. Mi è venuta voglia di porchette. Oh, cavolo! Mi sa che qualcuno dovrebbe avvertire Junior. Avvertire Junior di che cosa? Ora basta. Facciamola finita. È tempo di fottere qualche faccia. Oh no, la mia faccia. No, mi prego. È solo un ragazzo. Non so quello che fa. Siete spietati. Non vorrei dovermi avvalere della violenza, ma ho anche una gran voglia di tirarti un cazzotto. Ne ho anche per loro. Quello lì cerca rogne. Si può sapere cosa fate su Neonamek? Un cosa? Cerchiamo di non essere volgari, per favore. È più educato dire fondo schiena. Credo che si riferisse a me. Vi ringrazio, troppo gentili. Tu però sei un leccacooler. Bene, chi non muore si rivede, Freezer. Cooler. Cooler. Sì, sono di nuovo qui, idiota. Goku. Idiota. Con l'aiuto della Bigetti Star. Grazie a lei, sono rinato in questa nuova forma di metallo dinamico. Con essa abbiamo avvinghiato questo pianeta. E adesso, il passo successivo è fotterlo, metaforicamente. Ma soprattutto, letteralmente. Il fatto che non possa respingerti non vuol dire che sia consenziente. Allora, ditemi che ve ne pare. L'ha già fatto Freezer. Come, prego? Il corpo di metallo. L'ha già fatto Freezer. Quando è venuto sulla Terra. Ma non è la stessa cosa. Dopo aver conquistato Namek, come stai facendo tu adesso? No, lui ha distrutto Namek. Ma questo è il Neo Namek. Appunto, è ben diversa la cosa. Più o meno quanto tu sei diverso da Freezer. Uccidete il tizio calmo! L'ho già fatto Freezer! Non fate le femminucce! Muovetevi! Sto per morire su un pianeta alieno! Cavolo, sto diventando come Krilli! E stai scello, sanguinaccio! Il genio sa come salvarci, fidati! Io so molte cose. So di avere un'amica tartaruga. Un'isola. La clamidia. Come salvarvi? Non rientra fra queste! Oh.
Ma allora che si fa? Ma bravo, genio! Perché non provi a passargli le piattole, vecchio scemo? Ti ho riempito di pugni eppure tu non batti ciglio! Tutto merito del mio nuovo corpo metallico. Che hai ottenuto dalla Spaghetti Star, giusto? Lasciamo perdere. Senti, perché non ti trasformi in Super Saiyan? Così possiamo fare sul serio. Non voglio concludere subito lo scontro, abbiamo appena iniziato. Dai, perché non fai quella cosa della mascherina? Bella domanda. Io però ne ho una migliore. Che cos'hai lì sulla faccia? Cosa ho sulla faccia? Il mio pugno! E va bene, mi trasformo in Super Saiyan. Ma solo perché lo voglio io. Cazzo! Diamine, devo riuscire a distruggere questi cosi. Hai provato a colpirli più forte? Mi sembra tanto una di quelle cose che dice Goku. Già, e ti ricordi quella volta che non l'hai mai battuto? Ah, funziona. Banzai! Funziona! Urca, la fighetta in Star ne sa una più del diavolo! Esatto, brutta scimmia! Grazie al potere della fighetta in Star, posso riprendermi da qualsivoglia ferita, quale che sia la sua intensità. Ma basta parlare di me! Ammazziamoti! Hai qualche strategia? I nostri avversari sono meccanici, perciò avranno dei punti deboli che potremo sfruttare. Immagino le giunture. Suggerirei... So io come fare. Dobbiamo solo colpirli molto molto forte. Sembra tanto una di quelle cose che dice mio padre. Infatti! È da una vita che aspetto questo momento! Mio papà! Non sarà mai un tormentone! Usa quel dannato cerchio magico, per la puttana! Caspita, ci vuole un'eternità per strozzarti. Tu qui quello che sai fare! A dire la verità. Perdono, perdono! Ciao, Vegeta! Quando e come sei arrivato? Scusami tanto, ma se c'è qualcuno che deve uccidere Carrot, sono io. Cosa che ti riesca molto bene. Chiudi quella fogna, Carrot. Comunque, finalmente ci incontriamo, Cooler. Sì, infatti. Tu sei... Aspetta, tu non sai chi sono io. Dovrei. Io sono Vegeta, principe di tutti i Saiyan. Ultimo del mio sangue reale. Portatore di morte. Devastatore di mondi. E sbriciolatore del tuo culo. Saiyan, dici? Perdonami. Ero convinto che ne esistesse un solo esemplare. Oh, dammi retta. Esiste un solo esemplare di me. Si vede che ho le traveccole allora. Perché mi sembra di scorgere due scimmiette morte. Bel tentativo, ma non te la caverai tanto facilmente. Voglia l'orso! Voglia l'orso! Sono solo proiettili, non possono farti niente. Oh, fico, cannoni! Quelli sì che fanno male! Malissimo! È alquanto recidivo. E non hai ancora visto niente! In realtà non è malaccio quando lo conosci a fondo. Ne dubito. Figlio di puttana, stavolta sei mio! Vuoi scoprire qual è il sapore della morte? Banza! Me lo fai un favore? Cosa? Dov'è finito? Ti ha salvato la vita di nuovo, amico! E va bene! Vi ammazzo tutte e due! Big Bang Attack! Oh, è stanco morto il piccino!
Allora, vi siete scaricati, sì? Sì. Ok, volevo solo una conferma. Sì. Mi fa piacere. Ecco fatto. Andiamo a salvare Gohan. E che mi dici degli altri? Che dovrei dirti degli altri? Buonasera, massi di carne! Innanzitutto complimenti, i vostri succhi vitali sono stati scelti per potenziare la Big 8 Star! Mi auguro che il servizio sia di vostro gradimento! No, per niente! Buon per voi, allora, non ci resterete a lungo! Ci puoi scommettere! Splendido! Un volontario! Presto, signori! Tutti allo sbudellatore! Mi ha preso a calci sulle palle! Perché? Perché mi ha preso a calci sulle palle? Aspetta, forse ho trovato un modo per batterlo. Se mi dici di colpirlo molto forte, giuro su Dio che te lo do io un calcio sulle palle! Secondo me potremmo colpirlo molto forte insieme? Come ti pare? Cosa quadra? Il gioco di squadra! Colpiscilo e basta, buffone! Vedi? È meraviglioso far parte di un team! Chiudi quella stracazzo di bocca, Carrot! Ehi! L'abbiamo sconfitto, no? Sì! Si è dissolto in fumo! E allora quello chi è? Ciao, ragazzi! Ah, giusto! La Chiappetti Star! Esattamente, esattamente! Io sono un esercito! Sono un esercito! Perché noi siamo? Siete un dito nel culo! Dai, Vegeta! I 500 a destra sono tuoi! I 500 a sinistra sono miei! Fottiti! Io ne ammazzo 500 e uno! Così ti voglio! Non posso crederci, ti hanno preso a calci sulle palle tutti e mille! A proposito, dove cavolo siamo finiti? Vi trovate dentro di me! Vegeta! Ci ha rimpiccioliti! Cosa? No, no! Faccio parte della Big 8 Star! Ah, sei una testa! Meno male, ora dubito che i tuoi pugni faranno male come prima. Morirete dalla voglia di sapere la mia storia. Veramente a me non interessa. Vedete. Ma che ed ecco com'è andata. Ed ora, con l'aiuto della vostra energia, avremo tutto l'occorrente per alimentare la Big 8 Star. Nonché per ricostruirmi in una forma molto più forte della precedente. E dai, bambolo, l'ho capito! Oh, sì! Fino all'ultima goccia! Ah, succulento! Ordunque, disfiamoci dei colpi! Cosa? Impossibile! Li avevo prosciugati! Lo so, ma non riesco a fermarli! Dove sono gli altri me? Chiama gli altri me! Come sarebbe a dire? Sto esplodendo! Oh, ma vaffanculo! No, ti prego, non puoi uccidermi! C'è qualcuno che mi ama a casa! Ma che bello! E come si chiama? È un gattone di nome Balzare! Non sono nessuno per giudicare, ma il tuo destino lo decido io! Uccidetelo ora! Oh, cacchio! Per di qua, seguitemi! Oh, ma caspio! Qui non ci voglio morire un'altra volta! Vieni con me se vuoi vivere. Film di fantascienza sbagliato, ma ci sta. Come? Tutto questo non ha alcun senso! Vi siete dovuti impegnare al massimo per sconfiggere un singolo me! Eppure la vostra potenza era tanta da sovraccaricare la Big 8 Star! Come? Come avete fatto? A
quanto pare hai sottovalutato le nostre forze. Proprio come... Non osa. Hai fatto sulla Terra. Ah. Questo è... Proprio come Freezer. Freezer non ha mai fatto questo. Comincio a pensare che tu abbia qualcosa contro tuo fratello. Muori. Questo era per le mie palle. Fatelo a piglia del culo! Non ci credo. Oh. Di nuovo? Avete per caso delle sfere del drago? Ehi, lassù! Scusate, ma quello è Vegeta! Yeah. Grazie d'aver portato i fagioli, fagiolaro! Dovere mio! Sapete, oggi ho capito una cosa. Dopotutto, alla fine della fiera, Freezer è stato freddato e Cooler è stato inculato. Vabbè, ora che è tutto risolto direi di andare a trovare Dende. Già, chi ha visto Verdino? È stato lui a invitarci in vacanza su questo pianeta. Ma che avete capito? No, lui... Oh cielo, mi sa che avete frainteso il suo messaggio. Dove cazzo sono tutti? Oh, cacchio e controcacchio, mi sono dimenticato di fare gli auguri a tutti i fan di Zero Mic. A tutti voi auguro un felice Natale e un felice anno nuovo. Un saluto dal vostro Mino Caprio. Ciao ragazzi e buone feste. Vittoria sfolgorante.